succede che nel 94 io ho avuto la fortuna, ma anche l'onere, l'impegno gravoso di acquisire la proprietà che era dei pirovano. E io allora non è che avessi una grande, diciamo così, passione per la vigna, come tutti, insomma, si beve il vino, eccetera. Solo che frequentando questa casa, avendola acquisita, ho cominciato a trovare tutta una serie di reperti, casse, attrezzature, strumenti, libri, eccetera, e da questo, insomma, mi sono un po' appassionato. Ho trovato anche, poi sarà oggetto di una mostra futura, tutta una serie di lastre fotografiche su vetro, dove ci sono la stragrande quantità della frutta e della verdura che i pirovano hanno, diciamo così, creato proprio geneticamente. Pensate che solo per quanto riguarda la vite, lui ha creato qualche cosa come 65 qualità di uva da tavola. Fra queste qualità di uva da tavola ce n'è una che peraltro è stata, diciamo così, creata e impiantata da Luigi Pirovano, quindi il papà. Infatti io un invito che faccio all'amministrazione, noi abbiamo una biblioteca che è dedicata ad Alberto Pirovano. Secondo me però voi vedete anche tutti i riconoscimenti che ci sono degli anni 20, degli anni 30, degli anni 10, sono tutti a favore del cavaliere Luigi Pirovano, che era il papà, perché era lui che si occupava della terra, era lui che faceva. Poi è arrivato il figlio che gli ha dato questa aura, diciamo così, di professionalità, tant'è che poi è stato anche docente a Roma alla facoltà di frutticoltura. Quindi io trovo tutta questa quantità di materiale, cerco, faccio e trovo che fra le varie qualità di uva da tavolo che lui ha creato c'è anche questa, che si chiama Delizia di Vaprio. Ora, come voi avete visto anche nella brossurina, io non ho trovato, non sono a conoscenza di un comune in Italia che ha una qualità vegetale che si chiama come il proprio territorio. C'è l'uva Italia, vabbè, ma Delizia di Vaprio, beh, noi non so. C'è per esempio qui a Mezzago, abbiamo l'aspargo, rosa di Mezzago, ma di, quindi c'è sempre un qualche cosa legato a un paese, ma di carciofo di, ma Delizia di Vapre vuol dire creata qua. L'importanza di questo vitigno e anche, diciamo così, il trasporto, la passione di Pirovano ad averlo creato, voi lo vedrete anche in un catalogo che vi ho portato, che ho trovato proprio questa settimana, la seconda edizione del 1933, dove in primissima pagina c'è la Delizia di Vaprio. Allora, dopo un po' di anni di ricerche, ho trovato, tra l'altro in un posto che io frequento per la mia attività venatoria, in Piemonte, vicino a Dovada, questo produttore di barbatelle che fra le piccole varietà che aveva anche questi cloni di Delizia di Vaprio. Allora, con costanza e con passione, è riuscito ad allevarne un po', perché bisogna che tutto un metodo, adesso qui ne abbiamo un po', altre ne sta, diciamo così, producendo, e quindi noi pensiamo di espandere questa, diciamo così, questa iniziativa anche a quanti magari vorranno dedicarsi nel proprio giardino a piantare qualche piantina, e quindi quando saranno pronte, perché ce ne vogliono. E il progetto di questa vigna, una vigna didattica, almeno ci fosse un intervento all'anno da fare nella vigna. Sono tantissimi gli interventi, qui abbiamo due amici vapriesi che si occupano anche loro di uve di Delizia di Vaprio, ogni 15 giorni minimo ci sono dei trattamenti da fare, eccetera. Però ci sono dei passaggi importanti durante l'anno ed è molto interessante, sarà molto interessante invitare anche le scolaresche, in modo che diventi una vigna didattica, una anche appropriazione, se volete, dal punto di vista culturale di quelle che sono le nostre radici. Si scopre in buona sostanza la terra, il ciclo delle stagioni, eccetera. Tutte le balze saranno, diciamo così, completate non solo con la Delizia di Vaprio, ma anche con il moscato dell'Adda, che è un vitigno ancora più antico, questo l'aveva creato sicuramente Luigi, ed è un'uva da tavola a bacca rossa, e poi completeremo l'uva Italia, perché questa è stata impiantata, ma insomma vanno messi i fili, e poi, siccome siamo vicini a San Colombano, abbiamo trovato anche l'uva di San Colombano, per cui metteremo anche questo. Sarà una vigna didattica interessante, è bello anche passeggiare. Giustamente, come diceva il presidente, volontari, lasciate il nome, così vi insegneremo magari anche a fare dei piccoli trattamenti, eccetera. Poi faremo una mostra più grande. Oggi ho portato solamente una minima parte del materiale del pirovano. Voi vedrete che cosa hanno combinato. Chiudo dicendo questo:
elettrogenetica. Loro hanno creato degli apparecchi elettrici, esponevano i vegetali a dei campi elettrici a basso amperaggio e il flusso elettrico che si sprigionava e che attraversava i vegetali induceva delle mutazioni stabili nei vegetali. In questa maniera qua hanno creato tutte queste qualità giù alla tavola, che è importante riscoprire, per dire siamo qui, siamo a Milano, abbiamo un sacco di tensione dal punto di vista ambientale e territoriale, però vedete il nostro comune quanto ha dato a livello europeo e mondiale. Poi vedrete nella documentazione, ho portato una piccola parte, la nomea che in buona sostanza i pirovani avevano. Vi ringraziamo di essere venuti in buon numero e quindi auguri per il futuro alla nostra. Andrea. Allora, vado io dopo. Dopo queste così, informazioni così importanti sulla tradizione di Baprio che viene, che è la storia di Baprio, perché queste persone hanno vissuto, abitato a Baprio, hanno lavorato e hanno aiutato a rendere famoso il paese. Poi non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo, ma appunto di Nuova Italia, che mandavi un goloso di Nuova Italia, è nata qui, quindi è bello che ci siano queste persone che abbiano lavorato e abbiano creato qualcosa. È una cosa importante, secondo me, recuperare queste tradizioni, questo vitigno, questa piante, perché rappresentano un punto, diciamo, di qualificazione di Baprio. È un elemento caratterizzante, come dicevi tu, a Mezzago stanno recuperando l'asparago, eccetera. Sono delle peculiarità del territorio che è bello rivalutare. È bello rivalutare dal punto di vista culturale, però in prospettiva uno potrebbe fare anche dei ragionamenti anche per chi voglia poi in futuro intraprendere altri tipi di attività. E questo può essere anche un'altra cosa importante, perché l'anno prossimo è l'anno dell'Expo. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore elemento di Baprio, che ha già delle belle cose, delle belle diciamo, attrattività dal punto di vista anche paesaggistico e storico, di edifici storici, avere anche una caratterizzazione dal punto di vista del cibo, perché poi il tema dell'Expo è quello. Abbiamo avuto tra l'altro un mese fa, circa, ci eravamo appena insediati, e ho avuto l'onore di essere invitato a quella bellissima mostra di alta qualità sul cibo. Quando l'ho inaugurato ho detto sarebbe bello che si riuscisse a recuperare, ci siamo riusciti anche un pochino più velocemente di quello che pensavo, e quindi abbiamo messo il primo nucleo. Poi ci sarà un sacco di lavoro da fare, perché bisognerà trovare i volontari che la mantengono, riuscire a trovare gli altri spazi, trovare il modo di finanziare anche lo sviluppo, eccetera. Però è un primo segnale di attenzione a questa cosa, un segnale che deve essere anche visto anche per tutto il territorio, perché è un punto di attrattività che può essere per tutto il territorio, anche per i paesi vicini. E questo è un aspetto importante. Io ringrazio la Proloco. Io faccio parte della Proloco, lo so, però per questa iniziativa, perché ti hai speso anche tempo e ci avete speso molto tempo e lavoro, e quindi che ha dato un valore in più a Baprio, già in un parco che è bello, gli diamo un ulteriore valore. Adesso io non voglio più rubare il tempo e le inauguriamo. No, volevo dire l'ultima cosa, un applauso, ho detto vieni ad Antonio Giombelli di Vaprio, che è quello che poi fisicamente ha fatto l'impianto.